Da lunedì la Sicilia sarà zona arancione. Il presidente Musumeci ha firmato la nuova ennesima ordinanza. A chiedere misure rigide è stato lo stesso presidente, dopo aver saputo di una prima ipotesi per la Sicilia prevista in zona gialla. Siamo preoccupati per l'attuale andamento della curva dei contagi in Sicilia, ha dichiarato Musumeci. Per questo abbiamo chiesto al ministro Speranza di anticipare di almeno una settimana il provvedimento di istituzione della zona arancione per la Sicilia. Nonostante l'indice RT dell'isola non prevedesse infatti questa classificazione, con grande senso di responsabilità abbiamo previsto misure più stringenti a salvaguardia del nostro territorio. La telefonata del ministro Speranza arriva durante l'inaugurazione del reparto di terapia intensiva del Policlinico di Palermo. Razza sussurra all'orecchia del presidente: si sta decidendo la zonizzazione delle regioni. Abbiamo un indice RT minimo di 0,99, più bassi d'Italia, ma 0,99 è prossimo all'1. Quindi ritardare di una settimana alcune misure non serve se non a creare ulteriori danni ai cittadini. L'ordinanza di Musumeci stabilisce l'adozione di misure più restrittive per evitare la crescita dei contagi nell'isola. Controlli per chi arriva in Sicilia, registrazione obbligatoria e tampone rapido e la riduzione dei voli da e per la Sicilia. Previste misure di distanziamento negli esercizi commerciali con la previsione di screening per gli operatori. I sindaci hanno la facoltà di regolamentare l'accesso nelle zone commerciali per evitare gli assembramenti. Prevista la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 16 gennaio per tutte le scuole elementari e medie inferiori e fino al 30 gennaio per gli istituti superiori. Analoghe disposizioni potranno essere adottate da parte della conferenza dei rettori. Prosegue normalmente invece l'attività in presenza per nidi, asili e scuole dell'infanzia. Sono certo, afferma Musumeci, che tornerà a prevalere la responsabilità collettiva. Sarebbe assurdo se per la indisciplina di una minoranza si dovessero pagare ancora costi sociali ed economici enormi. Siamo preoccupati, dichiara Ruggero Razza, assessore alla sanità, non tanto per la tenuta del sistema sanitario, che ha un indice di occupazione basso dei posti letti, né per l'organizzazione della campagna vaccinale, che ci vede secondi in Italia per numero di dosi somministrate. Siamo preoccupati per la crescita dei contagi. Presidente Musumeci ha emanato una nuova ordinanza di contenimento al coronavirus che tiene conto di alcune preoccupazioni emerse dal Comitato Tecnico Scientifico Regionale che abbiamo trasmesso anche a livello di governo centrale, al Comitato Tecnico Scientifico Nazionale e alla cabina di regia. La Sicilia parte da una zona arancione che noi abbiamo vissuto nelle settimane scorse e grazie alla quale abbiamo abbassato i contagi e gradualmente reso meno pesante la vita delle strutture ospedaliere, ma è una zona arancione che viene rafforzata dalle misure sulla scuola, dalle misure antiassembramento, dai controlli agli ingressi, da una maggiore presenza e da maggiori azioni di screening e quindi da un sistema sanitario che negli ultimi mesi ha raddoppiato il numero delle proprie risorse umane sul territorio di ogni singola provincia e quindi vuol dire un contact tracing più veloce, più efficace, più efficiente e il ricorso agli strumenti diagnostici dal tampone molecolare al tampone rapido. Abbiamo alcuni mesi ancora difficili, sono importanti soprattutto per proteggere la campagna vaccinale e in queste settimane, inutile nasconderlo, i contagi sono schizzati in alto. Lo avevamo detto che il periodo delle feste avrebbe dovuto fare vivere a ciascuno questo momento nella propria intimità e con maggiore responsabilità. Purtroppo così non è stato e ne vediamo i risultati. Oggi quasi 2000 nuovi positivi. Poco importa che ancora non ci sia una forte pressione sul sistema sanitario. Quando è partita la seconda ondata siamo partiti da 70 posti di terapia intensiva, oggi partiremmo da 200. Ecco perché servono, le vogliono i cittadini, misure di maggiore contenimento. Serviva da parte della regione siciliana un segnale molto forte anche al governo nazionale che abbiamo potuto trasmettere grazie al parere del Comitato Tecnico Scientifico. Il monitoraggio
non è concluso, il monitoraggio è quotidiano, valuteremo se restringere ancora di più in quelle aree dove il contagio dovesse essere crescente, così come il Comitato Tecnico Scientifico ha detto nel suo parere. Intanto l'auspicio è che i cittadini vogliano vivere queste settimane con un maggiore senso di responsabilità e che anche le istituzioni, penso quelle che sono deputate ad esercitare i controlli sulle città, sull'ordine pubblico, sulla sicurezza dei cittadini, vogliono dare un contributo un po' più significativo, se serve anche facendo ricorso alle associazioni di protezione civile, al nostro volontariato. Ma è indispensabile che queste giornate di maggior contenimento si accompagnino a responsabilità da parte dei cittadini e a controlli da parte delle forze dell'ordine.